Sì, è un esempio anche di una grande opera. Monteverdi ritorna su questo in modo completo sull'aspetto della ristrutturazione, dell'apertura, ma nello stesso tempo anche dello sport, del sociale, del culturale, perché la piscina è tutto questo, non è solo, come si dice, nuoto, insomma è centro del nuoto. Quindi noi speriamo che con questa grande ristrutturazione, e quindi un ringraziamento a coloro che ci hanno lavorato, a coloro che ci hanno investito, al concessionario che per ora ha dimostrato davvero un'ottima professionalità e un alto grado di esperienza anche nella gestione di questi centri sportivi, e nello stesso tempo un augurio ai miei concittadini perché insieme, a partire da me, si possa essere davvero contenti a visitare il nuovo centro del nuoto e soprattutto a utilizzarlo, perché il nuoto e lo sport è salute, e quindi vorremmo che piano piano questo entri sempre di più nella nostra cultura. Qui c'è una progettualità e un investimento di professionisti, cioè qui veramente è un'impresa che gestisce persone, gestisce attività, gestisce cooperazione, gestisce rapporti umani, che ora nella gestione di questo centro del nuoto, credo che in questi primi mesi, almeno è questa la rispondenza dei miei concittadini, mi portano quotidianamente, siamo arrivati a un livello davvero di alta valenza relazionale e soprattutto di grande, come si può dire, uno dei centri che per tanti anni è stato portato come esempio della negatività, credo che in questi sei mesi invece viene portato come un esempio di alta capacità di saper gestire e di alta modello di ristrutturazione nel rapporto fra la cosa semplice e invece, vedete, la bellezza del tipo anche dal punto di vista architettonico, dal punto di vista della scelta dei materiali, e nello stesso tempo, lasciatemelo dire, nel rapporto anche con l'amministrazione, che va a raggiungere quegli obiettivi pubblici, cioè il rapporto con le scuole, con il sociale, con gli anziani, con lo sport, che è uno dei nostri obiettivi principali.